Bokertò, Bokerò a tutte, fantastiche. Primo agosto, non primo agosto, voi siete qua. Chi sta andando in viaggio, chi con la famiglia, chi ognuno nel suo, ma voi siete uniche, uniche nel vostro genere. Allora, martedì 14 Av, dunque primo agosto, ma vigilia del 15 di Av, come sapete, è un giorno di festa, stasera e domani, cioè da stasera, da dopo la schia fino a domani sera. Da Amincha oggi già non si dice, non si recita il Tachanun, perché appunto come nei giorni di festa non si recita Tachanun, dunque da Amincha non dimenticate. E poi la Yom Yom invece ricorda, sempre il nome del Rebbe Arayatz, sesto Rebbe di Lubavitch, che il 14 di Av, come lo siamo oggi, cioè in questa data, però nel 1941, 5701, data ebraica, 1941, data civile, e dice che ha segnato 50 anni da quando padre del ragazzo gli aveva detto di iniziare a registrare le storie che gli raccontava. Infatti, quando lo Tzemach Tzedek, terzo re di Chabad, ha cominciato a scrivere appunto su argomenti talmudici e chassidici, il primo rebbe, dunque l'altro rebbe, gli disse: Uknele Chachaver, e acquistati un amico. E co come riportato, come sapete, nella Mishnah di Avot, e ne avevamo anche parlato altre volte su questo acquistare un amico, l'importanza, no, di avere con chi appunto sfogarsi, con chi condividere, con chi consigliarsi. E una volta, dunque, cambiando dunque, le vocali da Uknele Chachaver. E, si, ve, invece di U, cioè farlo shuruk, trasformarlo in vav e shva, ve knele chachaver, dunque ve kane, non ve kane, pardon, ve kane, kane sarebbe con una penna, cioè che la penna diventi tuo amico. Infatti tante volte anche negli ultimi decenni, no, che si parla tanto degli psicologi, degli analisti e quant'altro, e tanti dicono: quando uno ha qualcosa sul cuore o vuole dire qualcosa a qualcuno, però non può, allora di scriverlo, no? Vedete questa cosa? Però adesso vediamo come lo interpreta anche qua. E dice: una volta appunto il padre, dunque non solo scrivere le proprie sofferenze, qui parla di Torah sempre ovviamente, dunque una volta il padre, citando sempre l'alterebbe, usò questa espressione: Vekanè, dunque la penna, diventi tuo amico. E dunque, elaborando questo concetto, disse: quando si riferisce alla penna del cuore, cioè ogni cosa che impari deve essere un'esperienza vissuta emozionalmente, la penna del cuore, cioè le esperienze che ti portano, a proposito di quello che dicevo prima della registrazione, allora di cose che passiamo, Baruch Hashem, nella vita, che comunque, allora, da un lato sì, uno deve sfogarsi in un modo o in un altro, perché comunque siamo umani, e non è, e soprattutto quando sono cose pesanti e serie e a priori non risolvibili. E d'altro canto, però, vivere questa esperienza, cioè c'è la prima fase, no? Quella dello sfogo, poi c'è la fase, quella del Moach, che dice: ok, tutto è per il bene, Hashem sa quel che fa. Molto aiuta, almeno proprio posso parlare di esperienza, quando, perché tante volte nella vita succedono cose, poi dopo, beh, adesso l'esempio classicissimo nel mio caso, quello dell'incidente, no? Che c'è stato, che mi hanno offeso, no? Col zizzit, eccetera, poi sono stata salvata grazie a questa mitzvah. Dunque è flagrante, no? Eclatante che questa mitzvah mi ha protetta, mi ha salvato letteralmente la vita. Però non sempre abbiamo le risposte così, no? E allora cercare di vedere il bene, non una volta che arriva e se riusciamo a vederlo, ma ancora proprio essendo nel problema, che questo non è evidente per niente. E comunque lo sfogo è anche parte del nostro essere umano, il nostro, e ci sta. Però ovviamente, fino a un certo livello, non, Dio non voglia entrare in angoscia, in depressione, Dio non voglia, perché quello non ci sta. Detto ciò, mi lancio sul Humash. Allora, leggo velocemente comunque l'ayom yom di oggi. Bemincha in omrim tachanun, yud dalet menachemav tafshin alef, nimliu 50 shana miyom shamar li adoni avi mori verapi harashav,
שהתחיל לרשום הסיפורים שמספר לי, כאשר התחיל הצמח צדק לכתוב במעני נגלי וחסידות, אמרנו אדמור הזקן, וקנה לך חבר, וקנה, קופבקה מצלום בסגול, לשון קולמוס, לך חבר, פעם אמר אדוני אבי מורי ורבי, הרשב, בשם אדמור הזקן, וקנה לשון קולמוס, לך חבר, פרש אדוני אבי מורי ורבי הרשב, קולמוס הלב, שכל דבר שלומדים צריך לחיות אותו, dunque tutto quello come abbiamo detto che si studia, no, questa penna, penna del cuore sarebbe che tutto quello che entra nel cuore, che studi, no, la penna simbolo di studio, no? Allora, tutto quello che si studia deve essere nel cuore vissuto ampiamente. Detto ciò, passiamo al Humash. Ok. Siamo alla terza chiamata, al capitolo 9, passo 4, pagina 761. Allora, quando Hashem, tuo Dio, parlando dei nemici, li avrà allontanati di fronte a te, non dire in cuor tuo, ah, questo è grazie alla mia rettitudine che Hashem mi ha condotto a prendere possesso di questa terra. Dunque, da un lato, grazie alla mia rettitudine, da un lato, in seguito alla malvagità di queste popolazioni. Allora, tu non devi dire grazie alla mia rettitudine, ma è in seguito alla malvagità di queste popolazioni che Hashem li sta cacciando davanti a me. Dunque, appunto, passo 5, non è causa della tua rettitudine, dell'onestà del tuo animo che entri in possesso della terra, ma soltanto appunto per la malvagità di queste popolazioni che Hashem appunto sta cacciando davanti a te. Oltre che per tener fede, ovviamente, questo l'avete pensato prima che arrivo a leggerlo, ovviamente tener fede a quanto ha detto nel giuramento i tuoi padri avrà mitzvah chiakov, perché da un lato c'è questo giuramento che Hashem deve mantenere, tra virgolette, e d'altro canto c'è questa malvagità anche dei popoli che non merita appunto di essere in Eretz Israel, ma sì voi. Dunque 4 e 5 al tomar bivavcha bahadov adonai lo echa otam ifanecha le moro bezitkati evian adonai la recet et aretz azot uverishat agoim ele adonai morisham ifanecha, perché appunto lo bezitkatecha uviosher levavcha tava la recet et azam ki berishat agoim ele adonai lo echa morisham ifanecha ulman hakim et adavar asher nishpa adonai levotecha levram litzvakia. Quindi devi renderti conto che, nuovo sottolinea, che non è per la tua rettitudine che Hashem, tuo Dio, ti ha concesso questa terra come possesso, ma al contrario, tu sei un popolo dalla dura cerce. Dunque, altro che rettitudine, abbiamo fatto dannare Kadosh Baruch Hu nel 40 anni del deserto e fossero solo quelli. Dunque c'è questo attributo di dura cerce, dunque non è il massimo, ויאדתה כי לא בצדקתך אדוני אלוהיך נותנך את הארץ הטובה הזאת לרשתה כעם שעורף אתה. אינון סולו ריקורדה דינואבו לזכור, דינואבו לריקורדארי אינון דימנטיקארי, ורדתי כבר, ריקורדתי אינון דימנטיקארי. מי כאי פרובוקטו לירה די השם נתזרתו פונטו, כמו ביוג'ה. Detto, dal giorno in cui sei uscito dalla terra d'Egitto fino a quando sei giunto in questo luogo, siete stati ribelli nei confronti di Hashem. Ovviamente la Torah, e qui Mosè sta parlando di quello che lui ha vissuto, io ho aggiunto poi dopo nei secoli, perché non si fermava lì. 6 e 7, va vesain, vea data che lo pensiatatato, ne erochano telechaita arezzato vasot le rishtaki, am che ore fatta, zhor, אל תשכח את אשר הצבת את אדוני אלוהיך במדבר, ומן היום אשר יצאת מארץ מצרים, עד בואכם, עד המקום הזה, ממרים הייתם עם אדוני. Avete provocato l'ira di Hashem persino nel monte Horeb, dove Hashem appunto si è acceso di ira, al punto di essere pronto a distruggervi, e quando sono salito sul monte, dice Mosè, per ricevere le tavole di pietra, che erano le tavole appunto del patto che Hashem ha stipulato con voi, io, Mosè, mi sono trattenuto per 40 giorni e 40 notti sul monte. Non ho mangiato pane e non ho bevuto acqua. Uve Horev, iktzavtem et Adonai, vaitanach Adonai bachem vashmidetchem, vaalot yaara, lakachat luchot avanim, luchot abrit, asher karat Adonai machem, vaishev ba'ar, 40 yom ve-40 laila, lechem lo achalti, umayim lo shatiti. 10. Hashem mi diede due tavole di pietra identiche, come adesso vedremo nei Rashi, scritte col dito di Hashem, e su di esse vi erano
tutte le parole che nel giorno della convocazione Hashem aveva detto sul monte da dentro il fuoco. Allora, cosa vediamo Rashi? Dunque, Luchot è scritto come se fosse Luchat, cioè tavola al singolare, questo per indicare che entrambe erano uguali. E riporta anche il Midrash, Rashi riporta il Midrash Sanhuma, di Parashat Kev, che dice, anche Rashi in Shemot 31.18, che le due tavole erano dello stesso valore, pur contenendo la prima precetti, appunto, come sappiamo, prevalentemente relativi ad Hashem, e la seconda precetti invece prevalentemente relativi al prossimo. Dunque, malgrado uno di potere, i primi 5 comandamenti che sono verso Hashem forse sono più importanti, no, avevano esattamente lo stesso valore. E dunque uguali in valore, anche se i precetti erano, come abbiamo detto, 5 prevalentemente relativi a Hashem e altri verso il prossimo. Vaiten Adonai Elai Cnelo Fotavanim Tuvim Bez Vailoim Va Alehem Kefola Dvarim Asher Tiber Adonai Maem Va'ar Mitocha Esh Ve'yom HaKar. Yudalef 11. Quando avvenne che al termine dei 40 giorni e delle 40 notti, di cui appunto ho appena ricordato, Hashem mi diede le due tavole, dunque le tavole di pietra, le tavole della legge, del patto, Hashem mi disse: alza, scendi presto da questo monte, perché il tuo popolo, quello che hai fatto uscire dall'Egitto, si è corrotto. In breve tempo si sono allontanati dalla strada che ho loro comandato e si sono fatti un idolo di metallo fuso. E quando parliamo di breve tempo, molto breve tempo, come sappiamo, e allora vediamo un attimo su Kim. Vaimi Ketzar Baimion, Verbaim Laila, Natana Adonai Elai, Cinelu Fota Vanim Lufota Pri, Vaiomer Adonai Elai, Kum, red maher mize, kishichet amcha asher hoceti min Mitzrayim, saru maher min haderech asher tzivitim, asu lahem masecha. Siamo a pagina 763, Pasuk 13, Yudim. Hashem di nuovo mi parlò dicendo: osservato questo popolo, ecco che ed è un popolo dalla dura cervice. Dunque riprendiamo il punto che ha detto prima in Pasuk 6, e che non è che adesso tu ti meriti, tu sei così straordinario, ma è piuttosto dalla malvagità degli altri popoli e dal patto che io scelgo di mantenere e che ho giurato. E perché appunto ancora qui la dura cervice. E qui lasciami fare, li distruggerò. E questo lasciami fare, vi ricordate, l'avevamo già visto anche in un altro Rashi, e perché ci stavo mica trattenendo, era per aprire un peta, come si dice, un'apertura, nel senso la possibilità a Moshe fargli capire che grazie alla sua supplica, alle sue tfilot, si può cambiare il decreto che adesso appunto leggerò. Infatti, lasciami, io li distruggerò, cancellerò il loro nome da sotto il cielo, mentre farò di te un popolo più forte e più numeroso. Con questo lasciami, che vuol dire non lasciarmi, no? Un po' come si dice le donne quando dicono no, niente, cos'hai? Niente, no, quel niente vuol dire tanto, no? Un po' Hashem dice no, lasciami fare, e vabbè, chi t'ha detto? Perché no, era voleva dire non lasciarmi, no? Heres mimeni ve'ashmitem ve'anchet shma mitachat ha'shamayim ve'se'otcha le'goy atzum baravim. Io mi volsi, discesi dal monte, il monte bruciava per il fuoco, le due tavole del patto erano nelle mie due mani, allora guardai, e ecco, vidi che avevate peccato contro Hashem, vostro Dio. Vi eravate fatti un vitello di metallo fuso. Vi eravate presto, molto anche, allontanati dalla strada che Hashem aveva prescritto. E 14 e 15. Heref mimeni ve ashmidem ve mchet shma mitachat ha'shamayim ve ese otcha legoy atzum baravim. Va efen, va yared min ha'ar, ve ha'ar boer ba'esh. Ushnelu fotabri ashneyadai. 16. Tezain, ma ere vehine chattatem l'adonai elohechem, assitem lachem egel masecha, sartem maher min haderech asher tziva adonai elohechem. Cosa feci, dice Moshe? Ricorda, siamo nel Mashvarim, 36 giorni prima della dipartita di Moshe, dove riattraversa, diciamo, tutti gli anni, diciamo, in cui il popolo ebraico è stato seguito
da Hashem, nel deserto, l'uscita dall'Egitto, l'esercito, eccetera. Dunque, cosa feci? Afferrai le due tavole, le scagliai via dalle mie due mani e le ruppi davanti ai vostri occhi. Allora, nel passuk dove parla, questa è un'idea che mi è venuta mentre sto leggendo, mia, dunque dico subito, questo passuk, che è il passuk 17, sapete che 17 è il valore numerico di Tov, bene. Cosa vediamo in questo passuk a proposito di quello che abbiamo detto prima? Nel passuk Tov, bene, si parla di dove Mosè rompe le tavole della legge. È l'esempio classico di qualcosa di assolutamente negativo, le due tavole della legge scritte dalla mano di Hashem, come aveva descritto prima, cioè la cosa più sacra possibile e immaginabile, e Moshe Rabbeinu le pearotte, cioè un attimo, e questa rottura, come tutte le rotture che ognuno di noi ha nella vita sotto tante forme, in realtà sul momento, oddio, il dolore, la sofferenza, come dicevamo prima, ma in realtà è tutto letto. Questa è una mia cosa, dico subito, se cercate, non so se fosse scritto, ma mi è venuto in mente. 18, vita. Poi, come avevo fatto la volta precedente, sulla montagna, mi prostrai in preghiera davanti ad Hashem per 40 giorni, 40 notti. E dunque, la vita, qual è la vita? Chai, chai, 18, siamo nel passo 18. Cos'è che ci dà la vita e la possibilità della vita? È il servizio di Hashem. Cosa abbiamo detto l'altro giorno? Abbiamo visto anche nel Tanya, nella Chassidut, l'Avodah Shebaaleh, questo servizio divino col cuore, di cui vi ho parlato prima anche nella Yom Yom, cos'è col cuore? È la preghiera. Dunque, grazie alla preghiera ho riportato alla vita, perché prima abbiamo visto che Hashem voleva lasciami, distruggo questo popolo, lo cancello, e grazie alla preghiera non è stato distrutto, dunque non morte, ma vita. E lo vediamo nel passo 18. A causa di tutte le vostre colpe, sempre cose che mi vengono in mente così, a causa di tutte le vostre colpe che avete commesso, avendo voi compiuto ciò che è male agli occhi di Hashem, facendolo adirare, non ho mangiato pane, né ho bevuto acqua, come sappiamo nei 40 giorni che è risalito nel monte. Allora, qui in questo Rashi abbiamo tutto un calcolo, dunque, dove Mosè si prostrae davanti a Hashem, come la prima volta per 40 giorni, però stavolta per farli perdonare, per pregare e supplicare che Hashem li perdoni. Dunque siamo, allora, nel Shemot 32-30 è scritto, ora salirò verso Hashem, forse potrò espiare per il vostro peccato, no? Adesso qui sta riprendendo, come ricordavo prima, però dove è scritto che Mosè è salito nel monte per far espiare, era in Shemot 32-30. In quella salita Mosè sostò per 40 giorni. 40 giorni che terminarono il 29 di Av. Ok? Noi siamo al 14, il 29. Il 17 di Tammuz, come sappiamo, che è il giorno anche di digiuno. Il 17 di Tammuz Mosè rompe le tavole della legge, e tra le cose, gli eventi, diciamo, no, del digiuno 17 di Tammuz, c'è cioè il fatto che Mosè aveva rotto le tavole. E sale in cielo per 40 giorni, ok? Torna che è il 29 di Av. Quello stesso giorno di Av, Hashem si riconcilia con Israele. E in Shemot 34:1 è scritto: tagliai due tavole di pietra come le prime. Dunque, Moshe Rabbeinu poi ritaglia queste due pietre nuove, due tavole della legge. Poi di nuovo altri 40 giorni che terminarono il giorno di Yom Kippur. E in quel giorno Hashem disse, fu lieto, diciamo, di riconciliarsi con Israele e disse a Mosè: ho perdonato conforme alla tua parola, cioè secondo il ragionamento che tu mi avevi fatto, perché allora, ricordo, cosa aveva detto Mosè a Hashem? Cioè tu li vuoi distruggere, bene, però prendi in considerazione, Hashem, che i popoli diranno: ah, ho capito, contro un popolo, per quanto fosse la potenza più grande del mondo di quel periodo, cioè il popolo egizio, loro Dio ce l'ha fatta, ma da qui a sette popoli non ce l'ha fatta. Cosa ha fatto? Li ha uccisi tutti nel deserto. Questo è quello che diranno. Diranno che loro hanno provocato la tua ira e si sono meritate di essere annientati. Questo è quello che diranno. E allora, per favore, fallo per te, per la tua gloria, per il tuo nome. Al che Hashem dice: Salachti kidvarecha. Ho perdonato secondo il tuo ragionamento.
e la preghiera ovviamente, fu fissato questo giorno, il giorno di Yom Kippur, come sappiamo, il 10 di Tishrei, come giorno per remissione e giorno di perdono. Ok? Allora, conclude Rashi e dice: da dove si deduce che Hashem si riconciliò con Israele accordando loro tutto il suo favore? Dal fatto che è detto, in riferimento appunto ai 40 giorni che precedono le ultime tavole della legge, io stetti su monte come i primi giorni. Dunque, come i primi giorni trascorsero nel favore, ovviamente, di Hashem, cioè era prima del peccato, così anche gli ultimi, e dunque quelli di mezzo, perché abbiamo 40, 40, 40. Allora, primi e gli ultimi sono una salita, e sono giorni, diciamo, che trascorsero nel favore di Hashem, e invece quelli di mezzo nell'ira. Noi vediamo anche più avanti, lo vedremo più avanti, nel capitolo, un attimo, sì, capitolo 10, Passuk 10, e quando ci arriveremo vi ricorderete 10:10, 10, ok? Che parla appunto come i primi giorni, come quei giorni che trascorsero nel favore divino, così dice Rashi nel 10:10, 10, e perché quelli di mezzo sul monte, sono rimasto a pregare per voi, trascorsero nell'ira. Dunque, lo rivedremo anche più avanti. Allora, torniamo al 9, 9, 19. Ok, allora, prima leggiamo in ebraico 18, Vaitna palifne Adonai karishona arbaim yom varbaim laila lechem lo achalti maim lo shatiti al kol chatatchem asher chatatem ma'asot hara bnei Adonai le'achiso. E qui arriviamo a 19. E volevo... sì, no, vabbè, facciamo ancora un rush. Allora, 19:20, perché mi ero, dunque non ho mangiato pane, non ho bevuto acqua, perché mi ero intimorito di fronte allo sdegno e alla collera con cui Hashem si era irritato contro di voi, tanto appunto da volervi distruggere. Hashem mi diede ascolto anche in questa occasione. Chi agorti mipnei ha'af ve'ha'chema asher katzav Adonai lechem lashmid etchem vayishma Adonai elai gam bapam hazot. 20. Hashem si adirò moltissimo anche con Aaron, dunque non solo con tutto il popolo, non solo con me, ma anche con Aaron, per avervi dato ascolto, al punto di volerne distruggere la discendenza. E qui sappiamo benissimo che Aaron era quello che di fatto ha costruito il vitello d'oro, non perché voleva costruirlo ovviamente, ma era, che ha visto che erano tutti così presi da questo entusiasmo folle di creare questo idolo, allora ha detto... e se lo facevano loro, lo facevano nell'immediato, allora lui ha detto: no, no, ve lo faccio io, non allora però procuratemi oro. Sapeva che ci avrebbero messo più tempo, nel frattempo Mosè sarebbe arrivato, c'era tutto, in realtà un progetto, perché anche perché il figlio di Miriam è stato ucciso a proposito, che ha voluto impedire il vitello d'oro. Dice: io se voglio impedire, come ha fatto il figlio di Miriam, mi uccideranno anche a me e lo faranno comunque. Tanto vale che dico: no, 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 lo faccio io, non vi preoccupate, solo fate così e così, così intanto io guadagno tempo. E nel frattempo Mosè torna. Però nel frattempo Mosè non era ancora tornato e è successo quello che è successo. E appunto Mosè, Hashem si adira anche con Aaron e voleva distruggere la sua discendenza. Allora io pregai a favore dei figli di Aaron e come Rashi ci spiega, il decreto si è dimezzato, cioè invece di uccidere tutti e quattro i figli, e che non sarebbe rimasto più nessuno, solo due. Dunque, quando dunque voleva distruggerlo, e la mia preghiera, come dice Rashi, riuscì a compiere metà dell'espiazione, così che due dei figli morirono e due invece sopravvissero. Dunque, è riuscito, grazie alla fila di Mosè, di salvare almeno due. No, senti un attimo. Sì. No, fatemi guardare una cosa. Ok, allora riprendo da Chaf 20, Uvaroni Tanaf Adonai Me'od Lashmido va et palel gambead Aaron. Quanto all'oggetto del vostro peccato che avevate commesso, io presi il vitello d'oro, peccato che era il vitello d'oro ovviamente. Presi questo vitello d'oro, lo bruciai nel fuoco, dice Moshe Rabbeinu, lo feci a pezzi, tritulandolo per bene, a renderlo fine come la polvere, e ne gettai la polvere nel torrente che scendeva da monte. Ve'et chatatchem asher asitem et ha'egel lakachti, va'esrof oto ba'esh, va'ekot oto tahon etev,
ad asher dakle afar vashlich et afaro ella nachat hayored nah. In seguito, mi avete provocato Hashem all'ira anche a Tavera, a Massa e a Kivrot HaTava. Dunque non vi siete accontentati a Horev, ma anche Tavera, anche Massa, anche Kivrot HaTava. Poi ancora, quando Hashem vuole farvi partire da Kadesh Barnea, dicendo salite, prendete possesso della terra che vi ho dato, anche lì vi siete rivelati la parola di Hashem e non avete avuto fiducia in lui e non avete dato ascolto alla sua voce. 22-23 vi siete stati ribelli con Hashem dal momento che vi ho conosciuto. Pertanto, io, Mosè, mi sono prostrato in preghiera di fronte a Hashem per i medesimi 40 giorni e le 40 notti nei quali vi ho già detto che mi ero prostrato, perché Hashem aveva detto appunto che intendeva distruggere. Vai napali fina Adonai tarbaim yom v'tarbaim laila asher napalti chiamar Adonai da shmuche. Pregai quindi ad Hashem e disse, mio Dio, eterno Elohim, Elohim che è l'attributo di rigore. Ormai siete esperte di Hasidut, sì, lo so, fantastica. Allora, Hashem, Elohim, Dio della giustizia e del rigore, non distruggere il tuo popolo e la tua eredità, coloro che hai liberato con la tua grandezza, che hai fatto uscire dall'Egitto con mano possente. Vai palele l'Adonai, va omar Adonai, Alta shcheta mecha, venachalatecha, asher padita begodlecha, asher ozzeta minizraim yad chazaka. Ricorda i tuoi servi, Avram, Yitzhak, Yaakov, e non badare all'ostinazione di questo popolo, alla sua cattiveria, alla sua colpa. Schor la avadecha, le Avram, Yitzhak, Yaakov, al tefen el kshi hamaze, ve el risho ve el chatato. Questa ostinazione, no? Kshe oref, che l'abbiamo visto due volte, qui lo vediamo al Kshiamase, no? Kshiora ma Kshiamase, che è lo stesso concetto, no? Questa dura cervice nel senso di ostinato. E questo, dunque, come dice, io pregai, ricordai i meriti dei vostri avi, dei nostri avi, e in modo, come abbiamo detto prima, che gli abitanti della terra dalla quale ci hai fatto uscire non dicono. Siccome Hashem non era in grado di condurli alla terra che aveva loro promesso, e già che li odiava, li ha fatti uscire per farli morire nel deserto. Invece, essi costituiscono il tuo popolo, Hashem, la tua eredità, Hashem, che tu, Hashem, hai fatto uscire dall'Egitto con la tua grande forza e il tuo braccio disteso. Chazaku Baruch, fantastica, anche perché era lunghino oggi. Voilà, dai, domani un po' più corto. Allora, passiamo al Tanya. Allora, siamo, spiego subito la pagina. Allora, un attimo, sì, eccola qua, sono uscita, pagina 214, ok, oggi come vedete è breve, dunque siamo Yom Shlishi, sì, no, sì, giusto, Yom Shlishi. Ok, per un minuto mi sono persa. Ok, pagina 214, vedete, molto breve oggi. Ach ha'otiot, dove è scritto Ach in grande. Dunque, parlavamo delle lettere ieri, no? Della pronuncia delle lettere, che nelle lettere, per esempio, della parola Chochmah, ok? Dunque, le lettere sono lettere che hanno una forma, ok? Chomer, Tzura. Che a loro volta è considerato, chiamato Pnimit Vechitzonit, cioè il Homer
La materia delle lettere è la parte esterna della lettera, dunque il corpo, diciamo, tra virgolette, della lettera, e la forma sono delle lettere, è la parte intima, profonda, spirituale delle lettere. Dunque, anche se la loro origine è nel Kadmuta Sechel, vuol dire a livello di Chokhmah, cioè che trascende appunto la Chokhmah, e la volontà dell'anima, comunque cambia questa Tzurat Shinui HaMikta. Allora, rileggo le due righe. Achautiyot hen bibchinat chomer v'tzura nitnat pnimit v'chitzonit, ki agam shemekoran hi hu, pardon, mikadmut ha-sechel u'retzon ha-nefesh, hi bibchinat Tzurat Shinui HaMikta shebechavet otiyot. Dunque ci sono appunto 22 lettere, ognuna ha un'altra forma, un'altra materia, un'altra espressione. Aval bechinat ha-chomer v'gufat itavutan v'bechinat chitzoyinutan u'aevel ha-yotze me'alev sh'memenu mitavei kol pashut ha-yotze me'agaron. V'achar kach nechlak lechabet avarot u'bitui chavet otiyot. Dunque tutto parte da questa materia, di queste lettere, dal loro aspetto esterno, che è quello che, diciamo, proviene dal cuore, e dal cuore poi c'è questa espressione, dunque col fiato, che fuoriesce poi dalla gola, e che si suddivide in queste 22 espressioni tramite le 22 lettere, e che poi è suddiviso in Chamesh Motzot e Duot, che sono le lettere Alef, Het, Hei, Ain, che sono le lettere gutturali. Poi abbiamo le lettere Gimel, Yud, Chaf e Kaf, e che appunto la differenza, no, delle, diciamo, di queste categorie di lettere. Poi sì, e umifta vezlila haevel uot hei attacca lila vehule, che la lettera hei, come sappiamo, è una lettera, si chiama divinità leggera, nel senso che senza la nekudah è solo un respiro, no? Cioè senti già, non, poi metti la kamatz, la patach, e poi perché, e infatti la Hei, a proposito del tetragramma, la lettera Hei due volte la ritroviamo nel tetragramma, e che è perché è la fonte, ve'umekor ha-chomer v'guf ha-ftiyot terem itkalkutan nechavet, è la fonte delle lettere prima che si suddividono in 22. Ecco perché i nostri saggi, v'lachan amru rabotenu zochamei la bracha, sholamazeni v'rabei. Ecco perché si ricollega a quello che abbiamo detto l'altro giorno, che il mondo spirituale, l'Olam Abba, è stato creato con la lettera Yud, e questo mondo con la lettera Hei, e spiega perché, ti ho detto brevemente, che la lettera Hei infatti è all'origine appunto di tutte le 22 lettere, 22 lettere tramite le quali Hashem ha creato questo mondo materiale. E, molto brevemente, e andiamo al Tehillim. Vai, concludiamo. Ok, oggi ne abbiamo 14 di Av e andiamo dal Perek 72 a 76 compreso. Ok, ah, ho dimenticato di... Vabbè, non mi sono ricordata che volevo avvisare qualcuno anche, vabbè. Ok, allora, giustissimo, da 72 a 76, o da 72 a 77, e ho 76 compreso, ecco. Allora, lanciamoci, concludiamo i settati oggi. Ain Bet, l'Ishlomo, partiamo con Shlomo, che è il Shalom, che è la pace. Elohim mishpatecha nemelechten, vezitkatcha leben melech, yadin amcha betzedek, vaniyacha bemishpat. Issuorim shalom la'am ugva'ot v'tzedakah. Ishpot ani am yoshia libnei evyon v'dakeh. Oshek iraucha im shamesh v'lifnei areyach tov v'ri. Yered kematar al gez kirvidim zarzvit aretz. Yifrach beyamav tzadik v'rov shalom ad bli yarech. V'yerd miyam ad yam v'minahar ad asse aretz. Lefanav yichreu tzi'im v'lvav afar yirachechu. Malchei tarshish v'iyim mincha yashivu. Malchei shva usva eshkar yakrivu. וישתחוו לו כל מלכים, כל גויים יעבדו, כי יציל אביון משווע, ועני ואין עוזר. יחוס על דל ואביון, ונפשות אביונים מושיע, מתוך ומחמס יגאל נפשם, ויקר דמם בעיניו. וכי ויתן לו מזהב שווה, ויתפלל בעדו תמיד כל היום, יברכנו. יהי פיסת בר בארץ, וראש הרים, ירעש כלבנון פריו, ויציצו מאיר כעשב הארץ.
ישמו לעולם לפני שמש ינון שמו ויתברכו בו וכל גויים יאשרו. ברוך אדוני אלוהים, אלוהי ישראל, עושה נפלאות רבתו, ברוך שם כבודו לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ. אמן ואמן. קלו תפילות, דוד בן ישי. Siamo al terzo libro, oggi abbiamo concluso il secondo, oggi si riparte dal terzo libro, capitolo appunto 73, ancora 5 minuti e ci sta. Mismor le Asaf, Ach tov le Israel, Elohim levare levav, va ani, kim at natai uraglai, ke ain, shuku ashurai, ki kineti baholelim shlom reshaim ir'e, ki en harzubot le motam, uvari ulam. E questo è molto forte. Io invidiavo gli insensati mentre osservavo la felicità dei malvagi che fino alla morte non sanno cosa sia il dolore e fino alla fine si mantengono sani. Molto difficile, ma questo tante volte lo si vede, no? Persone malvagie, di tutto e di più, calpestano il prossimo per ricchezza, per, e non stiamo a fare la lista e dettagliare, malvagi, malvagi, per ognuno per quello che è, nella sua malvagità, eppure hanno del bene. Amal enosh enemu ve im adam lo yugau, non sono colpiti come gli altri esseri. Lachen anakat mona gaava ya'atof shit hamas lamo. Yatza mecherem enemu avru maskiot levav, yamiku vidabru vera oshek mimarom yedaberu shatu vashamayim piyem ushonam tialach ba'aretz. לכן ישוב עמו הלום וממלא עם הצולמו ואמרו איכה ידע אל ויש דעה בעליון הנה אלה רשעים ושלבי עולם יזכו חי אחריק זיקיתי לבבי וארחץ בניקיון כפיים ואהי נגוע כל היום ותוכחתי לבקרים אם אמרתי הספרה כמו הנה דור בניך וגעתי וחשבה לדעת זאת עמל הוא ועיניי. עד אבו אל מקדשי אל, אבינה לאחריתם, אך בחלקות תשית למו, היפלתם למשועות, החיו לשם, חירג, ספו, תמו מן בלעות. כחלום מהקיץ אדוני, בעיר צלמם תבזה, כי התחמץ לבבי וחיליותיי אשתונה. ואני, וער ולא ידע, בהמות הייתי עמך. ואני תמיד עמך, אחזת ביד ימין, ועצתך תנחין, ואחר כבוד תיקחי. מי לי בשמיים, ועמך לא חפצתי בארץ. כלה שארי ולבבי, צור לבבי וחלקי אלוהים לעולם. כי הנה, רחקיך יובדו, הצמאת כל זונה ממך. ואני, קרבת אלוהים בטוב, שתי באדוני אלוהים מחסי לספר כל מלאכותיך. Ma concludia, ma io ho cara la vicinanza di Hashem, ho posto la mia fiducia in te, Hashem, mio Dio, per poter raccontare tutte le tue gesta. 74 Aindale. Ma allora, a volte quando il Chumash è troppo lungo, anche il Tania, cioè, allora a volte salto, però in realtà cerco di non saltare il Tehillim quando posso, perché, come vi avevo spiegato a suo tempo, già l'avevo anche ripreso anche nella Yom Yom e altri, che l'importanza di leggere Tehillim ovviamente è grandissima, ma non solo, ma leggerla insieme. Uno dice, va bene, la fa dopo, in giornata, come tante volte appunto, non possiamo. Ma quando possiamo, molto, ha una forza doppia, tripla, decima, a leggerlo insieme. Ecco perché tante volte comunque, quando posso, ci tengo. E poi, se abbiamo tempo, anche in italiano, ma questo veramente ci vuole il tempo per avere entrato. Maschille Asaf, למה אלוהים זנחת לנצח? יאשה נפחה בצום מריתך. זכור עדתך, קנית קדם, גאלת שבת נחלתך, הר ציון זה שכנת בו. הרים אף ימיך למשועות, נצח כל הרע אויב בקודש. שאגו צורריך בקרב מועדיך, שמו אותם אותות, יוודע כי מביא למעלה בסבוך עץ קרדומו. ואתה. פיתוחי היחד בחשיב וחלקות יהלומו, שילחו באש מקדשיך לארץ, חיללו משכן שמך. אמרו בליבם, נינם, יחד שרפו כל מועדי אל בארץ. אותותינו לא ראינו, אין עוד נביא, ולא איתנו יודע עד מה.
עד מתי אלוהים יחרף צר, ינאץ אויב שמך לנצח? למה תשיב ידיך ומיניך מקרב חיכך חלה, ואלוהים מלכי מקדם פועל ישועות בקרב הארץ? אתה פוררת באוס הים, שיברת ראשי תנינים על המים, אתה ריצצת ראשי לוויתן. תתננו מאכל לעם נציב, פרדון, אתה בקעת מעיין ונחל, אתה הובשת נערות איתן. לך יום אף לך לילה, אתה הכינות מאור ושמש, אתה הצבת כל גבולות ארץ, קיץ וחורף אתה יצרתם. זכור זאת אויב חרף, אדוני ועם נבל ניעצו שמך. אל תיתן לחיית נפש תורך, חיית עניך אל תשכח לנצח. הבט לברית כי מלאו מחשקי ארץ נאות חמס. אל ישוב דח נכלם, אני ואביון יללו שמך. קום האלוהים, ריבה ריבך, זכור חרפתך מנינה וכל היום. אל תשכח כל צורריך, שעון קמך או לתמיד. Salmo 85, penultimo di oggi. Sì, ho detto bene. No, un attimo. Sì, no, sì, 85-86, giusto. La Menatzeach al Tashchet, Mizmor le'Asaf Shir. הודינו לך אלוהים, הודינו, בקרוב שמך, סיפרו נפלאותיך, כי אקח מועד אני משרים אשפו. נמוגים ארץ וכל יושביה, אנוכי תיקנתי עמודי הסלע, אמרתי להוללים אל תהול, ולרשעים אל תרימו קר, אל תרימו למרום קרניכם, תדברו בצוואר עתק, כי לא ממוצא וממערב, ולא ממדבר הרים, כי אלוהים שופט, זה ישפיל וזה ירים, כחוס ביד אדוני, ויין חמר מלא מסך, ויגר מזה אשמריה אימצו אשתו כורשי ארץ, ואני אגיד לעולם הזמרה, לאלוהי יעקב, וכל קרני רשעים, אגדיה תרוממנה קרנו צדיק. זה תנתסי, למנצח אולטימו, אין בה, למנצח בנגינות מזמור לאסף שיר, נודע ביהודה אלוהים, בישראל גדול שמו. ויהי בשלם סוכו, ומעונתו בציון, שמה שיבה רשפקשת, מגן וחרב ומלחמה סלע, נאור אתה אדיר מהררי טרף, השתוללו אבירי לב, נמו שנתם ולא מצאו כל אנשי חי לידיהם. מגערתך אלוהי יעקב, נרדם ורכב וסוס. אתה נורא אתה, ומי יעמוד לפניך מאז אפיך. משמיים משמעת דין ארץ, יראה ושקעת, בקום למשפט אלוהים ולהושיע כל ענבי ארץ סלע. כי חמת אדם תודך, שארית חמות תחקור, נדרו ושלמו לאדוני אליכם, כל סביביו יובילו שי למורה. יבצור נורוח נגידים, נורה למלכי הארץ. יודיעמו כל פרק, דרב דל הרבני, רפואה שלמה מושלמת של נחמה מיכלה בת בורה, נחמה דינה בת שרה, תוקו כל ימחי ישראל, לקרה שורה לדירוני, anche mamma mia devo scrivere il nome io però Sara ti ricordo sì. Il compleanno di mio marito ma poi no, tranquillo. L'ho pensato all'inizio poi abbiamo chiacchierato e poi sono un po' stressata oggi. Basta, grazie tranquilla. Che me l'hai ricordato. No, grazie a te, grazie a voi prima grazie del Perek del Rebbe ma perché esatto perché doveva essere prima del Perek del Rebbe oggi festeggiamo ecco. Bikval Am Veda, il compleanno in data ebraica di Israel ben Sara, Sheye Bari Beramah Evara, Veshassa Gida, Shlom Bayit Mushlam, Parnasa Beshefa Uvechavod, Nachat Chassidim Amiti, Miyotzecha Latzav, Ishaya Yosef, Vinyamin Zeev, ומאשתו רחל קיארה וצרה שיהיו בריאים שהוא יהיה בריא ואתם בשבילו לחיים נצחיים ביחד וכל הברכות טוב אני אראה ואני גלה ביי אמן בן אמן תודה רבה דבו אצר סטרסת הקוזיטי אני דבו כסטו מומנט זכות הרבי ברך המשיח יגן עליי ועל ישראל בן שרה ועל כל עם ישראל ועל כל אוהבי ותומכי ישראל שיר המעלות לדוד
שמחתי ואומרים לי, בית אדוני נלך, עומדות היו רגלינו, בשערייך, ירושלים, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, ששם עלו שבטים שבטיה, עדות לישראל להודות לשם אדוני. כי שם ישבו כסאות במשפט, כסאות לבית דוד, שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך, יהי שלום בחילך, שלווה בארמונותייך, למען אחי ורעי, אדברה נא שלום בך, למען בית אדוני אלוהים, בבקשה תודה. זכות הרבנית הצדקנית תגן עליי ועל כל אוהביי ועל כל עם ישראל ועל כל אוהבי ותומכי ישראל. שיר המעלות אליך נשאתי את עיניי, היושבי בשמיים, הנה, כן עבדים אל יד אדוניהם, כן שפחה יד אדוניתה, כן עינינו אל אדוני אלוהינו עד שיחוננו, חוננו אדוני חוננו, כי רב סבנו בוז, רבה צבאה לנפשנו, הלג השננים, הבוז, בגי יונים. חזק וברוך, אטוטה, רגצה, פנטסטיקה, מזל טוב, מזל טוב, דינובו, ישראל בן צערה. תודה. גם אוקיי לנשמת רבי יהושע בן זר, לנשמת רבת רחל, לנשמת ראובן בן דוד וציפורה. עוני בין התותנוי, רפואה שלמה תו עשורה אל הרוני, מירקומנדו, פורד התותנוי, עוני בין, בוניסימה ג'ורנטה, ויג'יניה. Il 15 di Av, giornata di grande gioia e felicità. A domani, ragazzi. Buona giornata a tutte.